Nella sala verde della cittadella regionale, Giusy Princi, vicepresidente della regione con delega all'istruzione, ha coordinato il forum sul sistema integrato di educazione e istruzione 06, nel corso del quale è stata presentata alle parti sociali e sindacali la programmazione educativa e finanziaria. Una regione che vuole qualificare e creare servizi educativi per l'infanzia deve condividere con tutti gli attori le linee programmatiche e le risorse finanziarie da destinare alle realtà locali per il panorama infanzia. Parola di Giusy Princi, che ha voluto così riunire in un unico grande forum allargato tutte le componenti del mondo 06, vale a dire quello dell'educazione dell'infanzia. Ce lo si era detto sin dal primo momento che avremmo voluto contrastare la povertà educativa e le disuguaglianze legate all'infanzia, quindi abbiamo chiamato i primi mesi del nostro mandato tutti quanti comune per il tramite dell'ANCI, abbiamo fatto un censimento, abbiamo individuato le risorse per cui oggi con 70 milioni di euro andremo a condividere con tutti quanti gli attori del nostro territorio, e quindi parlo dell'ANCI, parlo dei 32 ambiti territoriali sociali, parlo dell'USR, dell'università e quindi di tutto quanto il panorama legato ai servizi educativi per l'infanzia. Andremo a condividere quella che è la nostra programmazione educativa e finanziaria, perché vogliamo che i prossimi anni siano caratterizzati dall'ampliamento delle strutture legate all'infanzia, strutture moderne e funzionali, ampliamento dei servizi educativi e quindi più sezioni primavera, più nidi, più micronidi, abbattimento delle rette a carico della famiglia, più formazione che vada a coinvolgere tutto il personale docente ed educativo delle scuole pubbliche e private, di tutti i servizi educativi, quindi più poli educativi per l'infanzia e più coordinamenti pedagogici, quindi un grande raccordo anche con l'USR affinché realmente la nostra, come abbiamo sempre detto con il Presidente Occhiuto, sia sempre di più una regione a misura di bambino. Questo incontro sarà importante perché andremo a supportare proprio attraverso tutto lo staff e il gruppo operativo del Dipartimento tutti quanti i comuni nella concretizzazione degli obiettivi di azione che ci siamo dati. Per il prossimo anno scolastico si prevede l'avvio? Per i prossimi 5 anni siamo già partiti, si tratta oggi di andare a definire quelli che sono gli step operativi e programmatici e quindi noi ci affiancheremo con webinar, con azioni di consulenza e di supporto affinché proprio le risorse che noi come regione mettiamo a disposizione vengano programmate con il fine appunto che ci siamo dati, che è proprio quello di garantire le pari opportunità di istruzione e di educazione per il mondo dell'infanzia, perché non dimentichiamo che questa è una delle principali criticità che ci appartiene, come si evince dal rapporto Save the Children. La povertà educativa territoriale legata all'infanzia è uno dei tanti gap che la Calabria ha bisogno di colmare. Lo scopo dell'incontro è stato proprio quello di creare alleanze, fare rete, avviando così una programmazione di un iter di accompagnamento promosso dalla regione e che supporti le realtà locali di tutte le province calabresi, proprio a potenziare le infrastrutture e i servizi educativi legati all'infanzia.